Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di cominciare, due piccole informazioni. La prima è, vi ricordo come sempre, se volete di seguirmi su Snapchat, sono martinabelli17, oppure su Instagram dove sono Martina Tazza. In realtà volevo soltanto dirvi che al momento sto, nonostante mi abbiate detto, alcuni di voi mi abbiano detto che avevano piacere se utilizzavo anche Instagram Stories, devo dirvi che al momento mi trovo veramente molto meglio su Snapchat perché ho una... diciamo sono un pochino più tranquilla, ecco, mi trovo meglio a chiacchierare su Snapchat piuttosto che su Instagram. Oltretutto a me Instagram Stories non piace come idea perché io su Instagram ho moltissime persone in più rispetto a quelle che seguo su Snapchat e quindi ci sono tantissime persone delle quali non mi interessa assolutamente sapere che cosa fanno durante il giorno e che io mi ritrovo nelle Stories. Quindi credo che questo valga un po' per tutti, mentre invece su Snapchat ho selezionato quelle 10-15 persone che mi piace seguire e continuo a farlo. In ogni caso Instagram Stories ogni tanto lo utilizzo anche io, insomma faccio vedere quello che faccio durante il giorno, qualcosa di particolare, però se volete qualche informazione in più sulle mie letture, a parte su quello che faccio, ma in generale sulle mie letture, sui libri che mi arrivano, le novità in negozio, eccetera, se avete Snapchat, ecco, io sono lì. Seconda informazione è che come moltissimi booktuber sono affiliata ad Amazon. Ormai moltissimi di voi sapranno come funziona, comunque lo ripeto, praticamente io parlo di alcuni libri qui su YouTube e ovviamente voi potreste essere invogliati ad acquistarli. Potete acquistarli su Amazon, moltissime persone si servono di Amazon per l'acquisto di ciò che vogliono e quindi se utilizzerete i link che io vi lascio sotto dopo ogni titolo di libri che io nomino durante il video, una piccola percentuale di ciò che pagate andrà a me. Ovviamente voi non pagherete un centesimo di più, è semplicemente Amazon che decide di privarsi di una parte del suo guadagno per darlo a chi è affiliato. In questo modo mi permetterete di poter ordinare anche a mia volta, insomma, dei libri, dei titoli, delle novità attraverso Amazon e in questo modo nutrire anche il canale, quindi spero che decidiate di fare così, di acquistare i libri attraverso i link che vi lascio nell'eventualità, insomma, che io effettivamente vi invoglia ad acquistare un determinato titolo. Basta, questo è quanto, io direi di cominciare. Oggi voglio parlarvi di 5 libri che secondo me sono l'ideale per superare la crisi del lettore. Allora, come sappiamo, succede spesso a tutti i lettori, insomma, no? Spesso però succede a tutti i lettori di attraversare dei periodi in cui proprio non si ha voglia di leggere, non siamo invogliati, vediamo il libro così sul comodino, sul tavolo e non abbiamo mai voglia di aprirlo e metterci a leggere, leggiamo 2 pagine e subito ci annoiamo, eccetera, e quindi ci sono dei periodi, insomma, in cui non riusciamo a riprendere il ritmo. Il primissimo consiglio, sicuramente quello più importante, è ovviamente di non forzare la mano, questo lo dicono tutti, insomma, se vi capita di non aver voglia di leggere, non leggete, punto, non è un obbligo, anzi non deve assolutamente essere un obbligo, ma deve essere un piacere. Quindi escludendo, diciamo, questa prima opzione, che ovviamente è quella la prima da seguire, se non avete voglia dedicatevi ad altro, ecco, però in ogni caso ci sono dei libri che potrebbero aiutarvi a superare la crisi, quindi leggere qualcosa che vi riporti ad aver voglia di leggere. E niente, cominciamo. Prima di tutto ho pensato perché potremmo non aver più voglia di leggere, perché magari stiamo attraversando un periodo in cui siamo particolarmente impegnati, quindi magari viaggiamo molto, lavoriamo tanto, oppure abbiamo tanto da studiare, non abbiamo tanto tempo da dedicare alla lettura. Qual è il modo ideale quindi per riprendere a leggere? Chiaramente una raccolta di racconti, quindi storie brevi che ci permettono di leggere anche quando abbiamo un tempo limitato e che sono autoconclusive, quindi non c'è bisogno di leggere spesso per ricordarsi le situazioni, i personaggi, eccetera, perché possiamo anche leggere una storia, poi far passare giorni o settimane e leggerne un'altra senza nessunissimo problema. Chiaramente bisogna trovare la raccolta di racconti giusta.
Quella che io mi sento di consigliarvi è Tempesta di neve e profumo di mandorle di Camilla Läckberg, che vi lascio qui perché è un libro, è l'unico libro di quelli di cui vi parlo che non ho qui con me. Questa è una raccolta di racconti molto breve di Camilla Läckberg, che come saprete è una delle mie scrittrici preferite ed è una scrittrice di gialli, molto 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 brava, e in questo caso appunto ha scritto dei racconti sempre chiaramente gialli, quindi comunque sempre con un mistero da risolvere, che alla fine si può risolvere oppure no, a volte si risolve, a volte il lettore ti ha spinto a riflettere su quale sia la soluzione del dilemma, eccetera. Insomma, tra i racconti, chiaramente scegliere una raccolta che oltretutto sia anche così appassionante e che coinvolga il lettore in questa maniera è l'ideale, secondo me, per superare la crisi del lettore ed essere invogliata ad immergersi in qualcosa, qualcosa che allo stesso tempo è intenso e che insomma ci fa rimanere incollate alle pagine, ma che non ha bisogno di tanto tempo, perché appunto è un racconto e quindi dopo un tot di pagine si conclude, noi possiamo dedicarci al nostro lavoro, al nostro studio, ai nostri impegni e riprendere in un momento futuro. Sempre legandomi alla mancanza di tempo, ho pensato di proporvi qualcosa che invece fosse breve, quindi magari decidere di riapprocciarsi alla lettura dopo un periodo di stacco, scegliendo un libro che non sia un mattone, quindi che non sia esageratamente lungo, forse è la soluzione migliore. Ho deciso quindi di proporvi La meccanica del cuore di Mathias Malzieu. Questo libro ha, adesso ve lo dico, pochissime, nemmeno 150 pagine, ed è una storia oltretutto molto 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 bella, è una storia coinvolgente che vi invoglierà ad andare avanti e scoprire come si conclude la vicenda. Ne ho già parlato in altri video, comunque il protagonista è un bambino adottato da una specie di strega che ha un problema al cuore, questo bambino, e la signora installa sul cuore un orologio a cucù ed è l'unico capace di far funzionare il cuore a dovere senza farlo appunto morire. La regola principale è evitare assolutamente qualunque emozione forte, soprattutto l'amore, perché il cuore potrebbe risentirne, quindi già dalla trama sicuramente invoglia a leggerlo, a sapere come il ragazzo riuscirà a vivere una vita senza innamorarsi e se sarà effettivamente possibile. È una specie di favola per adulti che si legge con semplicità, ma che allo stesso tempo all'interno ha tanti bei insegnamenti e sicuramente ha dei significati nascosti che soltanto un adulto può scoprire, e come ho detto è una lettura molto breve che ci può aiutare, ecco, a rientrare nel mondo della lettura senza traumi. Poi ho pensato che magari il nostro blocco del lettore è dovuto magari da una serie di letture che abbiamo fatto in precedenza che erano forse particolarmente impegnative, perché insomma diciamo a volte leggere dei libri un po' più impegnati, un po' più difficili tra virgolette, che affrontano tematiche particolari oppure particolarmente lunghi, che ci tengono impegnati, potrebbero portare poi a volersi distaccare dalla lettura per un po', per rilassarsi e per non dover pensare. Questo può succedere anche quando si studia, magari state attraversando un periodo in cui avete tanti esami, state preparando una tesi o qualunque cosa, ecco, che vi occupa tanto tempo sui libri, in fondo in fine non avete voglia di andare dopo a leggere un altro libro che vi impegna intellettualmente parlando quanto lo studio. Quindi quello che ho deciso di proporvi è un libro che fosse più leggero, meno impegnativo, un po' quasi frivolo, e che vi permetta di staccarvi da tutti gli impegni che intellettualmente parlando vi fanno lavorare molto e che quindi vi faccia rilassare e non vi faccia pensare a qualcosa di pesante quando aprite le pagine e cominciate a leggere. Per questo ho deciso di proporvi Il diavolo vince a Wimbledon. In realtà, come vedete, dal segnalibro è il libro che sto attualmente leggendo, ma mi sento di proporvelo perché è veramente un libro molto carino. Qui, come ho già detto in qualche video precedente dove vi facevo vedere il libro che mi è stato regalato per Natale, la protagonista è una tennista di successo che dopo un infortunio decide di cambiare e rivoluzionare completamente la sua vita, di dedicarsi una volta guarita nuovamente al tennis, ma di voler diciamo sfondare nel mondo dello sport, quindi di voler raggiungere i massimi livelli, e per fare questo deve assumere un allenatore molto particolare, particolarmente severo, che rivoluzionerà completamente la sua vita, la sua immagine e ciò che propone al suo pubblico. È a tratti divertente, è
molto leggero, quindi si legge velocemente, è una storia carina, è una storia non impegnativa che ci fa entrare nel mondo del tennis e delle star sportive, facendoci anche vedere come vivono effettivamente i personaggi famosi, non tanto i VIP, ma proprio quelli appunto legati allo sport. È l'autrice del Diavolo Veste Prada, quindi ritroviamo anche degli elementi della storia del Diavolo Veste Prada, come ad esempio una protagonista che modifica completamente il suo modo di essere e in qualche modo tradisce se stessa. Io lo trovo un libro carino, io addirittura, per dirvi, me lo porto al lavoro durante la pausa pranzo, quando ho finito di mangiare mi leggo qualche pagina di questo libro perché mi rilassa prima di riprendere a lavorare, quindi sicuramente può essere la lettura adatta per riprendere a leggere dopo un periodo impegnativo. Devo dire che mi sono anche detta, forse quando una persona si trova ad affrontare una crisi del lettore, ciò di cui ha bisogno forse è qualcosa di completamente nuovo, quindi magari dedicarsi a diciamo un genere che tendenzialmente non si legge, quindi magari se siamo abituati ai romanzi rosa, il modo per sbloccare la nostra voglia di leggere potrebbe essere proprio leggere un thriller, oppure se siamo abituati a leggere non so, romanzi storici, il modo per sbloccare la lettura potrebbe essere leggere una graphic novel, eccetera. Quindi ho deciso di proporvi un libro che non è un romanzo, quindi per distaccarci da una serie di romanzi o comunque storie con personaggi inventati che affrontano delle avventure per arrivare a un finale, ecco, per capirsi, magari noi ne abbiamo letti tanti di questo tipo e ci siamo un po' bloccati, potrebbe essere una soluzione leggere qualcosa che non sia un romanzo. Ho deciso di proporvi il mio preferito in assoluto, che è Big Magic di Elizabeth Gilbert, che è l'autrice di Mangia, prega, ama. In questo libro, come vedete dal sottotitolo, vinci la paura e scopri il miracolo di una vita creativa. L'autrice parla delle passioni che molto spesso abbiamo serbate dentro di noi, come può essere suonare uno strumento, disegnare, scrivere, veramente, ora non mi vengono, ma veramente qualunque cosa, qualunque passione voi abbiate, e spiega come lottare per continuare a coltivare queste passioni indipendentemente da tutti gli ostacoli che ci troviamo davanti. Quindi lei parla anche della sua esperienza personale di scrittrice, degli ostacoli che ha dovuto affrontare, di come ha dovuto cambiare se stessa per trovare lo sbocco giusto, e vi garantisco che questo libro non soltanto si legge in un lampo, ma lo finite con una sensazione estremamente piacevole, nel senso che avete una mentalità completamente rinnovata, positiva, avete voglia di fare, voglia di muovervi, voglia di realizzare qualunque vostro sogno, ecco, perché come appunto dice qui, lei piano piano in questo libro, pagina dopo pagina, smonta tutti gli ostacoli che la nostra mente si mette davanti quando tenta di bloccarci nel raggiungimento di un obiettivo, e lei li smonta tutti uno per uno, facendoci capire che in fondo l'unico ostacolo siamo noi stessi. Infine, ho deciso di proporvi tre titoli, perché non sono riuscita a scegliere quale dei tre fosse il migliore secondo me, di letture che fossero particolarmente coinvolgenti. Quindi magari il modo per superare la crisi del lettore può essere proprio quello di leggere qualcosa che ci tenga incollate alle pagine, e di solito cosa sono? Dei gialli, ma dei gialli scritti bene, di quelli che veramente non riusciamo a lasciare il libro perché vogliamo assolutamente sapere chi è l'assassino o comunque come va a finire la storia. Quindi probabilmente questo può essere il modo per sbloccarci, cioè trovare il libro giusto che ci coinvolga completamente, che ci prenda, ci strazzi, perché noi vogliamo assolutamente sapere come va a finire. E ho scelto tre libri perché secondo me tutti e tre sono scritti divinamente bene. Il primo che vi propongo è La verità sul caso Harry Quebe. So che molti di voi l'avranno letto, ma chi non l'ha fatto lo legga, lo so che è enorme, ma io vi giuro che in due giorni lo finirete. Secondo me è molto molto bello, a me è piaciuto, non c'è una persona alla quale l'abbia consigliato, anche in negozio, che l'ha comprato, alla quale non sia piaciuto. È scritto in una maniera molto particolare, è quindi già quello è un po' diverso dal solito, è
coinvolgentissimo, c'è praticamente una, che mi piace sempre nei gialli, un gruppo ristretto di sospettati, quindi il lettore si trova a lavorare insieme a colui che indaga per capire chi sia il colpevole. Completo, nel senso che disegna un quadro veramente ampio, con tanti personaggi, tante vite descritte, tante storie che si intrecciano, cioè è scritto veramente con grandissima cura in ogni minimo particolare. Da metà in poi non dormirete più perché volete assolutamente andare alla fine. Altro libro che mi è piaciuto molto è Non è mia figlia di Sofia Anna, anche in questo caso un libro scritto da un'attrice femminile che, come sapete, nei gialli mi piacciono molto. Qui praticamente abbiamo una donna che è tornata dopo dall'ospedale con la propria bambina, un giorno si alza, prende la bambina dalla culla e si rende conto che quella non è sua figlia. Lei è convinta di poterla riconoscere, mentre il marito, la suocera e tutti gli danno della pazza perché dicono: non è possibile, quella è la tua bambina, ma lei è convinta di no. Quindi alla fine noi vogliamo sapere chi ha ragione, se lei effettivamente aveva visto giusto e quella non è la sua figlia e chi l'ha rapita, oppure se lei sia realmente impazzita. Inoltre posso dirvi che Sofia Anna ha il grande dono di creare dei finali a sorpresa veramente veramente belli, che vi sconvolgeranno e che soprattutto vi stupiranno, quindi secondo me anche con questo andate sul sicuro. Infine l'ultimo libro che vi propongo, anche questo famosissimo ma sono sicura che alcuni di voi non l'hanno letto, è L'amore bugiardo o Gone Girl di Gillian Flynn. In questo caso abbiamo, secondo me, un'analisi psicologica meravigliosa, quindi abbiamo due personaggi descritti meravigliosamente bene dal punto di vista psicologico, tanto che appunto Gillian Flynn crea qualcosa di particolare, ma allo stesso tempo non troppo particolare da essere irreale, nel senso che ci rendiamo conto che una cosa così, che sembra assurda, potrebbe realmente accadere. I personaggi quindi ci coinvolgono in una maniera, ci fanno entrare nella loro testa e noi siamo a tratti spaventati, a tratti ci sentiamo più coinvolti e partecipi, a tratti ci arrabbiamo. Veramente il lettore entra all'interno della storia e a volte vorrebbe mordere le pagine, strapparle, altre volte vorrebbe stringerlo al cuore, abbracciarlo, quindi è spettacolare. E i punti di vista, come ho detto, sono due, ma i ritratti psicologici sono anche tre, chi l'ha letto poi potrà capire. E anche in questo caso abbiamo, oltre ad una scrittura un po' particolare e diversa dal solito, anche un meraviglioso finale a sorpresa. Anche questo, per dirvi, io l'ho finito di leggere tornando da Milano a vedere un musical in macchina, quindi per farvi capire che è proprio difficile staccarsi dalle pagine di questo libro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto trovare degli spunti e come sempre io vi ricordo che qui sotto troverete tutti i titoli e i link di Amazon per poterli acquistare se vi piacciono. E niente, fatemi sapere se voi avete letto qualcuno di questi titoli, che cosa ne pensate. E noi ci vediamo prossimamente con un altro video, anche perché sono in arrivo due video un po' particolari che non vedo l'ora di realizzare, che vedrete a febbraio, quindi niente, alla prossima, ciao!